La maggioranza al comune è formata dal Partito Democratico, ma anche da tante altre liste civiche. Riuscirà il Partito Democratico a trovare un'amalgama? C'è oppure ci sono modi di crisi o atteggiamenti poco chiari? L'amalgama c'è, è normale che in una maggioranza si sviluppi una dialettica interna finalizzata comunque alla declinazione di tematiche politiche e di azioni che devono essere poste in campo per una corretta amministrazione della città. Il Partito Democratico deve sviluppare tematiche, deve essere portatore di un'iniziativa, anche perché comunque ha un ruolo predominante all'interno della maggioranza e ovviamente questo comporta oneri e onori nell'azione sul comune di Teramo. Mariani, ex commissario del Partito Democratico, che ha traghettato il partito verso poi la nomina del nuovo segretario dell'Unione Comunale del Partito Democratico. Che partito trova Massimo Speca? Sicuramente a livello locale trova un partito che ha incrociato una vittoria nella città capoluogo, che è la cosa di cui andiamo più fieri, e naturalmente trova un partito con tante difficoltà allo stesso tempo, perché non ci nascondiamo dietro un dito, e la situazione del Partito Nazionale è quella che noi tutti conosciamo. Quindi di conseguenza sicuramente una cornice complessa, ma con un nucleo nuovo, rinnovato, che deve crescere, e sarà compito dell'ottimo amico Speca portare avanti questo partito alle professionalità giuste e al profilo giusto. Quali sono le prospettive per le regionali, visto che la situazione è ancora in via di definizione? Sicuramente su questo c'è una discussione che riguarda il livello regionale, ci sono tante ipotesi, e le cose speriamo che si definiscano nelle prossime ore, per cominciare a ragionare e a correre. Sandro Mariani, che cosa farà adesso? Adesso sicuramente voglio, come dire, godermi con serenità questo passaggio di consegne, perché è stato un periodo duro, molto complesso. Sono state tante le difficoltà che ho dovuto affrontare da commissario, ho dovuto lottare contro tutte e tutti, questo mi si deve consentire, e quindi di conseguenza, come dire, oggi voglio festeggiare per una volta, perché consegno un partito vincente sul comune teramano. Una battuta sulle dimissioni di Forlini al Ruzzo. Qual è la condizione dei soci, soprattutto dei comuni, ovviamente? Non me ne sono occupato, quindi su questo non ho avuto tempo, anche perché appunto è fuori dalle mie competenze. Va sicuramente un abbraccio al presidente Forlini, una persona che stimo, e di conseguenza penso che il futuro è un futuro duro, perché trovare una persona che lo sostituisca è sempre una cosa molto complessa.